Cari amici degli spettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sport Nord TV, la multipiattaforma TV web, tutta dedicata al turismo e gli sport all'aria aperta, puntata questa tutta dedicata alla motonautica. Siamo a Como per parlare del campionato mondiale Endurance, uno degli eventi più importanti della stagione, in concomitanza con la mitica 100 miglia dell'Ario e il campionato italiano GT15. Ed ora finalmente parliamo della mitica 100 miglia dell'Ario, il momento del briefing, 30 imbarcazioni al via e poi il minuto di silenzio per ricordare Massimo Rossi, scomparso la settimana prima in Germania. Un momento importante, molto toccante per ricordare questo grande campione, questo grande personaggio, questo grande atleta che aveva appena vinto il mondiale nell'O250 e nell'O350 e ha perso la vita in uno stupido incidente in Germania, proprio la settimana prima che si correva la grande 100 miglia dell'Ario. Tutto è pronto per la 67esima edizione, avete visto in acqua il bolide di Tullio Abbate, l'alaggio dell'imbarcazione di Serafino Barlesi, due grandi protagonisti. Barlesi ha vinto 7 volte la 100 miglia dell'Ario, voleva vincere l'8ª volta, Tullio Abbate che l'ha vinta 11 volte ufficialmente, 2 ufficiosamente, quindi 13, dice non ci sto che mi portano via il record, ha messo in acqua questo bolide che lo vedete in alto sulla destra, è partita a tutto lago, qualche polemica per la partenza di Tullio Abbate, lo vedete che sfreccia con la sua imbarcazione motorizzata Lamborghini da 900 cavalli, è partito in ritardo però in poco tempo è già davanti, bravissimo Ravaione che è partito in basso al comando ma già passato da Longo e Marani, davanti appunto l'imbarcazione che Tullio Abbate, poi sentiremo l'intervista alla fine, l'abbiamo già parlato la scorsa settimana, nel giro di 4-5 giorni Tullio Abbate assieme al figlio Tullio Junior hanno deciso di correre, hanno chiamato la SCAM di Alloni che ha la gestione dei motori Lamborghini, i motori più importanti, 900 cavalli, e nello spazio di pochi giorni hanno creato e messo in acqua questo bolide che è del 1996, con cui Tullio Abbate ha vinto dal 96 altre 96-97, poi la rivinta nel 2000-2001 e Tullio Iuno nel 2002, un'imbarcazione che è veramente un cimelio storico, ritirata fuori al momento opportuno e dirà la sua anche in questa edizione. 100 miglia dell'Ario, prima edizione lontano 1949, si è sempre corsa ogni anno, prima era tutto lago, si partiva da Como, sullo sfondo vedete si arrivava a Bellagio, poi Lecco, si andava fino a Colico e si ritornava a Como, poi questi primi anni, poi negli anni 80-90 si arrivava fino all'isola di Comacina, tratti di 20 miglia andata e ritorno, da qualche anno il percorso è ridotto, si parte da Como, si arriva a Blevio, si vira Villa d'Este, Cernobbio e si ritorna a Como, 19 i giri da percorrere, una gara che è veramente importante ed è sempre sotto l'egida degli Abbate. Gli Abbate sono una delle famiglie della grande tradizione della motonautica lariana, ma come Moste, Scomitti, Molinari, Eugenio Renato, Colombo, Lucini, gli Albatro di Cesati e i Cranchi, questi sono i grandi cantieri che costruiscono barche in questo lago, e dicevamo di Abbate perché pensate, il nonno Guido vinse nel 1956 una tripletta 56, 56, 58, Tullio Abbate la corsa la prima volta nel 63 e l'ultima l'ha vinta nel 2001, 11 vittorie per lui, nel 2002 Tullio Junior, il nipote del grande Guido, nipote anche del grande Bruno Abbate, fratello di Tullio, europeo in offshore classe 1, la grande famiglia appunto degli Abbate che quest'anno sono arrivati in forze proprio per ridominare, per far capire chi vince e chi vuole dominare questa mitica 100 miglia dell'Ario. Qui i più grandi nomi hanno gareggiato, hanno corso, oltre agli Abbate chiaramente, i Todeschini, Renato Molinari, poi il record, lo ricordiamo, di Gianella del 93, pensate, 195 km orari di media, e non scherziamo, se avete voluto dire a fare una media di 195 km orari, questo anche perché normalmente la gara si corre fra fine settembre e primi di ottobre, quando c'è ancora un po' di traffico nautico, di imbarcazioni, e questa è proprio l'imbarcazione nel frattempo di Tullio Abbate, che fa anche il giro più veloce, pensate, guardate, in virata è un po' lento, ma glielo concediamo, perché il giro più veloce, il 15esimo, pensate, lo fa in 3.32 a 172 km orari di media. Barlesi le tenta tutte per stare dietro, Serafino Barlesi non può, ha due motori da 400 cavalli, giustamente come può
fare più di più e andare meglio di una barca che ha 900 cavalli, poi preparata da un mago dei motori come Franco Alloni con la sua Scam. Però c'è un bellissimo duello che lo vedete fra le due catamarani 5000, vedete Lopiano che sta inseguendo, è stato un po' il leitmotiv per tutta la gara, 19 giri, Barlesi davanti, seconda posizione, Lopiano dietro a cercare di recuperarlo, distacco di pochi secondi, si avvicinava in virata e poi ripartivano, ma via 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 è sempre stato questo il vero leitmotiv della gara. Davanti Tullio Abbate andava alla grande e dicevamo appunto dei risultati, della media, perché nel 93 quando Gianella fece il record si corse a novembre perché ci fu una piena sul Como, quindi gara interrotta, recuperata a fine novembre, chiaramente a fine novembre il lago piatto, e fece questo record. Ci piace anche ricordare anche che Tullio Abbate, amico dei grandi campioni, io me lo ricordo quando correva con Jack X in classe 1, quando ha gareggiato con Ayrton Senna, quando ha fatto la barca per il grande Ayrton Senna, ha fatto gareggiare anche Stefano Casiraghi, e lo iniziò proprio qui nel 1986. L'indimenticato Stefano Casiraghi vinse qui la sua prima gara di motonautica, la 100 miglia dell'Ario, poi vinse il mondiale non so, classe 1 nell'89 e morì a Monte Carlo il 3 ottobre del 90. Un altro amico, un altro grande atleta, bravo Daniele Ravaglione, lo vediamo grande protagonista, giro dopo giro sta recuperando, vuole fare bene, è un atleta di casa, saluta gli amici, grazie Daniele, noi ti salutiamo. Io ho un po' di diciamo un buon ricordo, perché su questa imbarcazione assieme abbiamo gareggiato nel 2012, bronzo mondiale a Badalona in Spagna, terzi alla 100 miglia e titolo europeo vinto proprio qui nella 100 miglia. Ravaglione quest'anno ha gareggiato, però poi lo vedremo, sarà costretto al ritiro. Giro dopo giro prosegue questa mitica 100 miglia dell'Ario. Barlesi, vedete la telecamera un po' bagnata perché chiaramente le condizioni meteo, siamo il secondo weekend di ottobre, c'è stata proprio già condizioni invernali, è stata l'ondata di freddo che ha colpito l'Italia, proprio che ha fatto già nevicare nelle cime più alte delle nostre Alpi, anche qui a Como c'era condizioni meteo difficili, quindi bravissimo il nostro cameraman Gianfranco Ranni Senese che non ha perso una inquadratura, e grazie soprattutto alla federazione che ha voluto una grande produzione televisiva per questo evento. Questa è tutta dedicata alla mitica 100 miglia, lo spazio che è giusto che meriti questo grande evento che è rimasto il più importante della motonautica. Avete visto il C25 e Mauro Cocuni assieme a Giovanni Casani che sono in quarta posizione. Daniele Ravaglione in quinta posizione, ha passato Rosario Longo ed Enrico Marani che si accontentano del titolo mondiale che portando a casa il risultato vincono matematicamente, mondiale per loro, abbiamo già detto il bronzo per il duo Cesati Chiossi e Cristiano Zandri. La 100 miglia invece vedete Tullio Abbate giro dopo giro e chiude in 38,21 a 143 km orari di media, per lui grande vittoria. Barlesi arriva a seconda, 38,51, 30 secondi di distacco. Lopiano assieme ad Alfredo Amato, pilota dell'offshore, dell'ischette offshore 5000, in terza posizione, bravissimo il duo Lopiano e Amato. Quarto Mauro Cucurnia con Giovanni Casani. Ravaglione si ritira, quinto posto per Rosario Longo ed Enrico Marani. Poi via spazio a tutti e ai 30 partecipanti a questa 67esima edizione della mitica 100 miglia dell'Ario. Ecco qui la premiazione, Ahmed Al-Suaidi sulla sinistra, Barlesi secondo con Lopiano e Amato. Ecco qui il superino pilota del podio, Tullio Abbate, i nostri microfoni. Una stagione 2016 che si chiude, ora si guarda al 2017. Bilancio di questa stagione, obiettivi della prossima quadriennio della federazione. Si chiude nel migliore dei modi in Italia, abbiamo avuto una stagione molto lunga e con tante gare. Purtroppo si chiude segnata da questo evento luttuoso gravissimo che ci ha portato via Massimo Rossi. Continueremo a svolgere la nostra attività critica nei confronti della Federazione Internazionale che non si interessa minimamente né della sicurezza né dei giovani. Tullio, hai bissato la vittoria del 2002, una bella gara questa 100 miglia. Sì, era la nostra, diciamo, gatta nera, perché dopo la vittoria nel 2002, a 19 anni, ho fatto due incidenti a raffica con questa barca fantastica, eccezionale. E è nata tutto domenica, quindi 7 giorni fa, al bar. Eravamo al bar, abbiamo visto l'elenco dei partenti e
Tullio Senior è stato come un accendino, ha acceso la scintilla e abbiamo detto dai, tiriamola fuori, bisogna andare giù, bisogna cercare di fermare le vittorie a raffica di Barlesi. E quindi dobbiamo cercare di tenere il primato di Tullio Senior un po' in cassaforte. Perché lo ricordiamo, Tullio, 11 vittorie ufficiali, 13 a tavolino, ma da 60 anni che gli abbatte domina queste 100 miglia. Tuo papà Guido nel 57, 60 anni fa, tu 11 vittorie, ora Tullio, insomma la tradizione continua. Guarda, hai proprio ragione te, è un caso, la prima vittoria di papà Guido 56, vale a dire 60 anni fa, come oggi. Che ha vinto la 100 miglia 3 anni di fila, l'unico al mondo che ha fatto 3 vittorie consecutive. Serafino, allora hai messo tutto quello che potevi per cercare di recuperare su Tullio Abate, ma è veramente imprendibile. Beh, no, Tullio intanto è bravo, la barca la conosce da tanti anni, ci aveva su un Lamborghini di 950 cavalli, 500 più dei nostri, non si poteva fare più di quello che abbiamo fatto. È stato bello anche il duello per la piazza d'onore con Lopiano. Come no, sicuramente abbiamo la stessa barca, sono delle Victory con sottomotorizzate con questa nuova categoria 5000, barche che comunque fanno intorno ai 110 miglia. La 100 miglia però ha un fascino particolare, sempre la gara più bella. Come no, anche sotto la pioggia per me ha un fascino particolare, peccato perché volevo arrivare all'ottava vittoria per cercare di recuperare su Tullio, ma non ci riuscirò. Sei ancora giovane, ce la farai dai. No, beh, ancora 2-3 anni per correre. Non credo che gliela farò più, però va bene così. Ahmed, how was today? Fantastic race. I want to say thank you for Como, thank you for everybody, thanks to my team, and I will should be I'm coming first. I have the Lamborghini engine, that one. I will come in the second, is fantastic for me. Roberto, tutta la gara all'inseguimento, il secondo posto era lì a poche decine di metri, ma non ce l'hai fatta. Comunque sarai contento per il bronzo e il terzo posto alla 100 miglia. Sicuramente sono contento, ma ho tentato tutta la gara di riuscire a prenderlo, nelle curve facevo come un pazzo, però lui è stato bravo, mi chiudeva sempre stato fantastico. Dopodiché ci siamo ritrovati pure in qualche curva che praticamente io cominciavo a volare, che prendevo la sua aria, e niente, Serafino invece Volpone non mi ha dato possibilità, e quindi tutta la gara mi sono proprio di tutto tentato. Un duello che ha entusiasmato il pubblico, veramente, sì, un duello d'altri tempi. Immagino, perché veramente abbiamo tentato di tutto, poi ero sempre lì e lì che lo prendevo, e poi lui riusciva di nuovo, perché magari io facevo qualche cosa azzardata e quindi riperdevo quei 2 secondi, poi lui se ne andava e mi scappava sempre. Poi è stata la prima volta che ho corso con Alfredo Mato, ci siamo trovati veramente bene, è stata proprio la prima volta in assoluto che lui faceva 100 miglia ed era veramente contento di tutte queste barche, gli appassionati. È bellissima 100 miglia, è sempre fatto un bel effetto. Poi la Mila ci ha ospitato in un modo fantastico come sempre, Tullio Abate era un altro pianeta, imprendibile. Cala il sipario qui a Como sulla stagione 2016 della Motonautica, ultima gara della stagione qui a Como, la 100 miglia dell'Aro, 67esima edizione, campionato mondiale Endros e italiano GT15. Grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento ritorna settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Vi ricordo Sport alla TV, la multipiattaforma TV e web dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta. Sul nostro sito potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive. Ciao e arrivederci la prossima settimana. Floriano Moboni.